Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi sono qui per parlarvi di due microfoni, un microfono cardioide e un microfono lavalier, inviatimi da Robin della MCO Plus, la ditta che produce questi microfoni, che ringrazio per avermeli inviati e per avermi chiesto di parlarne un po' dopo averli provati. Ragazzi, non sto qui a darvi tutte le specifiche tecniche di questi microfoni perché cercando su Google le trovate subito. Partiamo dal microfono cardioide, il VM02. Cosa contiene questa confezione? All'interno abbiamo il manuale, che è molto esiguo, ma del resto non è che ci sia tanto da dover sapere su questo microfono per farlo funzionare. Un cavo per poter utilizzare il microfono sugli smartphone e un cavo per collegarli naturalmente alle nostre camere. Poi abbiamo naturalmente il microfono, l'antipop, il dead cat, ovvero la protezione antivento, il supporto anti-shock e orientabile a 360 gradi, ottimo quindi per chi ha necessità di fare dei vlog. Come attacchi abbiamo la classica filettatura da un quarto di pollice e anche il supporto a slitta. Infine una pratica custodia per il trasporto. Il microfono cardioide è un microfono direzionale in cui l'aspetto del diagramma polare, il diagramma cioè della sensibilità spaziale del microfono, è quello a forma più o meno di cuore, con la maggiore sensibilità che si concentra nella parte anteriore del microfono. Questo microfono è arrivato proprio una settimana prima che io partissi per il mio trekking sulle Dolomiti e siccome in questa occasione volevo fare un video vlog, quindi con alcune parti nelle quali mi rivolgevo alla camera parlando un po' del viaggio, questo microfono è stato perfetto, innanzitutto per la qualità. Ragazzi, perché ora poi vi farò sentire qualche esempio, sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità del microfono. Poi naturalmente il fatto che sia orientabile a 360 gradi, il che mi ha permesso di eseguire e registrare comodamente e nella maniera ottimale le riprese con la camera rivolta verso di me. E poi ragazzi, soprattutto una caratteristica che ho trovato davvero eccellente di questo microfono, la leggerezza. Ragazzi, è leggerissimo. Ora mi dispiace non averlo pesato, mi sono dimenticato, ma è veramente leggero e per chi fa trekking in montagna e fa anche riprese o foto sapete benissimo quanto sia importante avere l'attrezzatura il più leggera possibile. Lasciamo parlare le immagini, o meglio, le onde sonore. Ecco qualche esempio. Siamo alla stazione di Monguelfo, perché al lago di Braia si era già tutto occupato il parcheggio alle 9 del mattino, quindi abbiamo già allungato il giro del primo giorno di 2 ore, diciamo. Si sta fin bene, direi. Altitudine? 2300? C'è ancora una discreta salita, ahimè. Postazione italiana, dicevo che fu un vero e proprio, una vera e propria spina nel fianco degli austriaci, perché gli austriaci da là, dal Lagazuoi, non riuscivano in nessun modo a colpire quella postazione italiana. Per cui ragazzi, sono davvero sincero quando vi dico che sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità di questo microfono. Volendo lo potete utilizzare anche come audio backup della vostra camera al posto del microfono incorporato. Insomma, per la qualità e per il peso che ha questo microfono, sono sicuro che troverete sempre un po' di spazio nello zaino per lui. L'altro microfono del quale vi voglio parlare è un microfono, come ho detto, lavalier, l'MCO LVD600, per l'appunto un microfono lavalier, quindi adatto ad esempio alle interviste. E sì, esatto, è proprio questo, quello che sto utilizzando per registrare l'audio per questo video. Quale occasione migliore, no? Per farvi sentire un po' come funziona questo microfono. All'interno di questa confezione troviamo naturalmente il manuale, il microfono con l'antipop e la clip per agganciarlo naturalmente ai vestiti, 6 metri di cavo, è veramente lunghissimo il cavo di questo microfono lavalier, quindi potete arrivare dove volete praticamente. È anche presente all'interno della confezione un convertitore jack da 6.3 a 3.5 e poi naturalmente abbiamo la batteria LR44 per far funzionare il microfono. Come vi ho già detto, questo è un microfono lavalier omnidirezionale, quindi registra l'audio
a 360 gradi e, come ho già detto e come saprete, si utilizza tipicamente durante le interviste e si può collegare sia alle camere con ingresso jack da 3.5 sia agli smartphone. Basta switchare sul microfono dalla modalità camera alla modalità smartphone. Ho letto poi online che questo microfono sarebbe plug and play nella modalità camera. Io però ho fatto una prova, ho collegato il microfono senza la batteria alla camera nella modalità camera e non funzionava e ho dovuto inserire la batteria, quindi nel mio caso non è plug and play. In ogni caso, come ho già detto, la batteria viene fornita, quindi sarete subito operativi. Anche in questo caso, nonostante stia registrando il video con questo microfono, vi faccio sentire due o tre prove che ho fatto registrando alcuni video per l'altro mio canale YouTube Through the Looking Glass. I media vicini al Cremlino oggi sono molto scettici ad attribuire al disastro del 1986 la reale portata che esso merita. Addirittura c'è chi dice che le malattie sviluppate in seguito alle radiazioni non siano altro che un mito. Inizialmente Inception doveva essere realizzato per una visione in tre dimensioni, ma Nolan cambiò idea perché temeva che il 3D avrebbe distolto troppo l'attenzione degli spettatori dalla già complicata trama. Grazie Nolan. Se si prendono le prime lettere dei nomi dei protagonisti, esatto, si ottiene la parola Dreams. Per cui ragazzi, che dire, microfoni sicuramente promossi, però ancora una nota di merito per questo microfono cardioide che mi ha veramente sorpreso alla grandissima. Mi ricordo che sono tornato a casa dopo il viaggio sulle Dolomiti, ho sentito l'audio registrato con questo microfono e sono rimasto piacevolmente sorpreso. Mi ripeto ancora una volta, ma è così. Vi lascio naturalmente in descrizione i link per acquistare questi due microfoni su Amazon. A me ragazzi non resta altro che ringraziare prima Robin della MCO Plus che mi ha inviato questi due microfoni e poi voi per la visione, per le iscrizioni, per tutti i commenti che mi lasciate, e io vi do appuntamento ai prossimi video sempre qui su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Ciao a tutti!